Allora, buongiorno, bentornati a tutti, bentrovati ai nuovi. Oggi ho deciso di fare un video così di discussione libera, era da un po' che non ne facevo, spero di essere breve e sintetico, per aggiornare una discussione fatta sulle farine che ho cominciato circa 2 anni fa. Avevo fatto un video sulle caratteristiche generali delle farine, mentre oggi mi interessava in particolare occuparmi dei grani antichi. Ho fatto una guida che vi mostro, questa qua poi ve la metto in descrizione, una piccola guida sui grani antichi, sulla storia, l'utilizzo che è, diciamo, in Firi, è un prodotto, diciamo, con copyright free. Che viene quindi continuamente ritoccato. E partendo da questa guida mi sono poi avventurato nella costruzione di un gruppo Facebook che ho chiamato come la guida, quindi Grani Antichi e Pasta Madre, e vi invito peraltro ad iscrivermi e a seguirmi anche su Facebook, e lì ci occupiamo soltanto di grani antichi. Grani antichi che io personalmente utilizzo in purezza, quindi non mischiandoli, solitamente non mischiandoli con altre farine. Parte di questa guida è dedicata alle caratteristiche tecniche di queste farine e sono quindi più o meno questi gli argomenti che volevo trattare nella guida. Quindi ci prendiamo un attimo di tempo da dedicare a questa discussione. La principale caratteristica di una farina, la principale differenza diciamo, di una farina, resta quella fra grano tenero e grano duro. Questa distinzione resta anche con i grani antichi. Solitamente il grano tenero è più facile da lavorare, il grano duro è un po' più difficile da lavorare perché ha un glutine diverso. L'altra grande distinzione sono le temperature a cui coltiviamo i grani. Diciamo, quelle cose dette a proposito delle farine in generale valgono anche per queste farine, ovviamente. Se il grano è, diciamo, coltivato nel nord Italia, quindi col freddo, viene solitamente ad avere una forza maggiore, se è coltivato, diciamo, in un clima arido, solitamente intanto vengono selezionati diversi grani. Ma soprattutto vengono dei grani più deboli. Quando ragioniamo di grani antichi, nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo a che fare con farine biologiche a chilometro zero e macinate a pietra. Perché è un tipo di produzione che si adatta male alla produzione industriale. Fate conto che quando voi macinate una farina e la lasciate così per com'è, presa dalla macina e insaccata, quella farina, proprio perché ha il germe di grano, sarà una farina deteriorabile che nell'arco di 6 mesi deve essere consumata. Capite bene quindi che la grossa distribuzione ha almeno bisogno di denaturare il germe di grano per rendere quella farina, per dargli una durabilità maggiore. Per cui questo genere di prodotto biologico senza additivi, per cui avrà magari una resa minore, perché non... il grano, la tipologia di grano già di sua ha una resa minore, in più non vengono messi pesticidi, la resa si abbassa, e vengono a piazzarsi, diciamo, in una fetta di mercato molto di nicchia, in cui nella maggior parte dei casi abbiamo a che fare con piccoli agricoltori che non hanno neanche un loro mulino, ma che si fanno molire il grano che hanno coltivato. Capite bene che in queste condizioni trovate di tutto, quindi trovate il produttore serio, trovate quello meno serio e trovate soprattutto una difficoltà del piccolo produttore ad adattarsi alle normative vigenti nazionali, che sono per la maggior parte dei casi ricavate sulla grande industria e con dei costi sopportabili per la grande industria, o il grande molino nazionale, ma difficili da seguire per il piccolo molino. Quindi magari vi ritrovate un pacco di farina perfettamente biologico, bellissimo, che però non ha nemmeno la scheda nutrizionale sopra. Come si lavora una farina di cui non sapete nulla? Ecco, punto di domanda. Dovete sicuramente provarla. La via più breve è fare un impasto standard che sia sempre lo stesso, scegliete quale, sceglietelo voi, e da come si comporta quell'impasto, capire più o meno quali sono le caratteristiche della farina, tenendo presente che a noi non interessano le caratteristiche tecniche, ma interessa come lavorarla, capire come va lavorata. Detto ciò,
Facciamo una breve carrellata di quelle che sono le caratteristiche della farina legandole ai famosi grani antichi. Io indico qua perché ho questa meravigliosa farina messa in barattolo e in un mix di grani antichi. La prima caratteristica che andiamo a guardare è sicuramente il V, che è di solito, diciamo, l'unica caratteristica o quasi che si tiene presente quando si parla di farine zero. Perché le farine zero sono più o meno tutte standardizzate su alcune fasce di forza, quindi esistono le farine deboli, le farine medie, le farine forti e le farine tecniche. E sulla base della V poi possiamo tranquillamente ricavare tutti gli altri parametri. Una farina, diciamo, di forza sarà una farina che necessariamente avrà tutta una serie di caratteristiche standard. Bene, sappiate che per i grani antichi non è così. Le varie caratteristiche vanno un po' viste singolarmente. Nella maggior parte dei casi abbiamo a che fare con farine che hanno un V basso. V basso, significa che sono farine deboli, in alcuni casi al limite della panificazione, quindi con 60-80 TU. Molti grandi maestri della panificazione, vedi Giorilli, definiscono tranquillamente queste farine non panificabili e da utilizzare in percentuale, associandole a farine più forti. Potete trovare ovviamente salendo un po' di più magari lo stivale delle farine un po' più forti, ce ne sono alcune che arrivano anche a 200 W, però insomma trattatele come farine deboli e sarete contenti. Significa che assorbono poca acqua? Assolutamente no. Quindi questo è il primo problema che ci sono farine che hanno 80 W, ma riescono a prendere tranquillamente l'80%, il 90%, anche il 100% di idratazione. Significa che riescono a prendersi 800, 900, un litro d'acqua per chilo di farina. Perché? Perché intanto hanno le fibre che di suo assorbono acqua in maniera diversa da come fa il glutine. Il glutine assorbe acqua e la trattiene, la fibra assorbe acqua perché è asciutta, un po' come quando mettete i legumi in acqua, questi gonfiano perché si riprendono l'acqua che gli era stata loro tolta, allo stesso modo la fibra si prende l'acqua e gonfia. Però ovviamente non è acqua che trattiene in lievitazione. Le farine macinate a pietra poi sono ancora più porose perché hanno un chicco che è stato macinato in maniera più grossolana e quindi sono ancora più porose, assorbono ancora più acqua. Quindi se voi avete a che fare con una farina macinata a pietra, e anche se è una tipo 1, vi assicuro che almeno il 70% di acqua ce lo dovete mettere per rendere l'impasto lavorabile. Quindi la prima cosa che non ci dice la forza della farina nel caso dei grani antichi è la quantità di acqua che assorbono. Ne assorbono tanta. Attenti poi che non è un'acqua che trattengono, quindi più ne mettete in fase di lavorazione, più poi l'impasto diventa complesso da maneggiare. Ripeto, se state sul 65-70% di idratazione, siete sul minimo sindacale per rendere l'impasto lavorabile. Bene, quindi sicuramente il fatto che hanno un V basso ci dice che hanno dei tempi di maturazione cortissimi. Sono farine che in genere in 4-8 ore di lievitazione a temperatura ambiente sono pronte, pronte per essere infornate, senza che vi daranno mai nessun problema di digeribilità legato al glutine. Perché poi tenete presente che la presenza delle fibre può darvi problemi di digeribilità perché avete un'intolleranza alle fibre. Quindi anche questo mito della digeribilità delle farine integrali, vediamo di ridimensionarlo un po'. Soprattutto se avete problemi di digestione delle fibre, se mangiate poche fibre, il vostro intestino potrebbe non essere pronto, diciamo, a mangiare queste farine, ci potrebbe essere un periodo di adattamento. L'intestino ha bisogno di abituarsi piano piano agli alimenti. L'altra importante caratteristica è il PL. Il PL, anche questa è una caratteristica che si ricava dall'alveogramma insieme alla V. Il rapporto tra, adesso la P e la L non vi dico che cosa sono perché non voglio essere tecnico, questo rapporto tra questi due parametri vi dà l'indice di elasticità della farina. Cioè quanto quella farina è tenace e quanto quella farina è estensibile. Tenace significa che l'impasto è resistente, e estensibile significa che l'impasto è elastico. Immaginate la maglia, né più né meno che come un elastico, quindi ci dice quella maglia quanto forte questo valore, la V, quanto forte dobbiamo tirare per estendere l'elastico e quanto a lungo possiamo allungare l'elastico prima che si rompa. Queste sono le caratteristiche legate
al piede. Bene, nel caso dei grani antichi, questa PL è molto basso, significa che abbiamo a che fare con delle farine molto plastiche, che hanno una consistenza pongosa, sanno di pongo, poco estensibili perché hanno una maggiore quantità di gliadina rispetto alla glutenina. Gliadina e glutenina sono le due molecole che messe insieme all'acqua vanno a formare il glutine. Più glutenina c'è, più la farina è forte, e più gliadina c'è, più la farina è plastica. Queste farine hanno un grosso problema che sono con un PL molto basso. Quindi tutto ciò che contribuisce a rinforzare la maglia, vedremo poi cosa può rinforzare la maglia, è ben accetto. Perché abbiamo a che fare con una maglia molto molto debole. Sono impasti che se voi idratate, soprattutto idratate tanto come faccio io, sopra l'80%, li prendete nelle mani e vi cadono giù, perché non hanno nessuna resistenza. L'altro importante parametro, ed è il più importante di tutti, questo è il falling number, ovvero indice di attività enzimatica. Cosa sono gli enzimi? Gli enzimi sono dei catalizzatori di reazioni e quindi accelerano delle reazioni che comunque avverrebbero, in alcuni casi li rendono possibili. Tenete presente che i lieviti e i batteri hanno una capacità ridotta di scomporre l'amido, si nutrono di zuccheri, ma nelle farine noi di zuccheri ne troviamo relativamente pochi, mentre abbiamo in abbondanza amido. Quell'amido deve essere scomposto in sottoelementi, viene scomposto in maltosio e destrocio, e poi a sua volta maltosio e destrocio vengono diciamo, scomposti essenzialmente in glucosio, che è quello di cui si nutrono i batteri. I batteri si nutrono di glucosio, di fruttosio, di lattosio, di zuccheri semplici, non di zuccheri complessi. Hanno una loro capacità di produrre enzimi, ma quelli che gli servono, che devono essere apportati dall'esterno, sono sicuramente gli enzimi alfa-amilasici e beta-amilasici. Sono enzimi che vanno ad aggredire il glutine in modo diverso. Le alfa-amilasi lo aggrediscono in un modo, le beta-amilasi lo aggrediscono in un altro. In particolar modo ci sono gli enzimi che aggrediscono il glutine dall'esterno e gli enzimi invece che sono in grado di spezzettare il glutine, scusatemi, l'amido dall'esterno, la massa d'amido, il glutine non c'entra niente in questo caso, dall'esterno, mentre ce ne sono altri, i beta-amilasici, che lo aggrediscono spezzettandolo dall'interno e producendo sottocatene più piccole. Anche qui l'amido è aggredibile perché viene frantumato dalla macinazione. Quindi badate bene che una macina a cilindri avrà una quantità di amido spezzettato dalla macinazione sicuramente maggiore di una macina a pietra. E questo vi aiuterà non poco nella lavorazione. Quindi una farina macinata a cilindri sarà più facile lavorare di una farina macinata a pietra anche per questo motivo qua. Dall'altro lato, gli altri enzimi che ci interessano, ce ne sono tanti altri, ma quelli che interessano noi sono invece gli enzimi proteolitici, che sono quelli che attaccano le proteine. Perché ci interessano? Perché una farina che ha, diciamo, una scarsa capacità di formare glutine, diciamo, ha poco glutine, sicuramente ci interessa conservarci, nel modo migliore possibile quel poco glutine che la farina acquista. Ecco perché. Sì, le caratteristiche tecniche ci interessano fino a un certo punto, poi ci interessa come lavorarle. Se noi le lavoriamo in modo standard, queste farine hanno una resa pessima. Se le lavoriamo nel modo giusto, hanno una buona resa, a tal punto che alcuni dubitano che si tratti di farine di 80W. Cioè, com'è che con 80W sei riuscito a fare quella pizza alla napoletana o quella pizza, quella teglia alla romana con quell'albero così sviluppato? Perché quel poco glutine che ha formato la farina, io me lo sono tenuto. E non l'ho perso per strada. Quindi la prima condizione, vedremo, per utilizzare queste farine, la più importante sarà disattivare il più possibile questi enzimi, sfruttando le temperature, sfruttando tutta una serie di cose che vi darò alla fine. L'ultimo parametro che ci interessa e abbiamo concluso è invece la stabilità della farina, che è un parametro anche questo molto importante e poco conosciuto. Cioè, quanto possiamo lavorare la farina prima che l'impasto ceda, si rilassi completamente e diventi una sorta di impasto per dolci? Se sono farine di forza anche a 20 minuti, nel caso di farine deboli, non più di 5 minuti. Questo è un problema soprattutto che si pone quando utilizziamo la planetaria, perché utilizzando le mani difficilmente la lavoreremo così tanto e così forte l'impasto, tanto da perdere la maglia, da stressare la maglia. Invece è una cosa che con la planetaria succede spesso anche quando
si utilizzano farine di forza. Qual è l'errore più grossolano? Mettere l'acqua tutta assieme, per cui poi la farina la si lavora tentando di fargli assorbire con l'acqua, ma la si lavora talmente tanto, si scalda l'impasto e dopodiché lo si può buttare. Difficilmente l'ho ripigliato, un impasto di grani antichi che avete lavorato molto. Quindi il mio personale consiglio è, se usate la planetaria, di lavorarlo alla massima velocità per il minor tempo possibile. Io chiudo gli impasti non più di 5 minuti, con piccole dosi di impasto, non più di mezzo chilo, 600-700 grammi di impasto. Perché poi se l'impasto è 1,5 kg, 2 kg, la planetaria nel modo di lavorarlo comunque lo scalda e l'impasto rischiate di perderlo. Bene, fatta questa carrellata di caratteristiche, quali sono gli accorgimenti che dovete utilizzare per avere un pane che nonostante è fatto con farina integrale macinata a pietra con un fumbasso non sia un mattone? Io questa cosa ve la voglio dire, se voi lavorate queste farine rassegnandovi al mattone, quindi stabilendo per principio che dovete ottenere dei mattoni, io ho visto la considerazione che hanno alcuni, anche grandi maestri di queste farine, beh, otterrete dei mattoni. Se invece utilizzate alcuni piccoli accorgimenti, magari otterrete un pane che non avrà l'alveolo del panettone, ma che sicuramente avrà una consistenza buona, buona, per cui può essere mangiato tranquillamente. Quindi non rassegnatevi al mattone. L'abbiamo già detto. La prima cosa, la più importante, è disattivare l'attività enzimatica. Quindi sicuramente queste farine rendono meglio se associate al lievito madre. Anche perché il lievito madre ha la funzione di disattivare alcuni antinutrienti contenuti nelle fibre, in particolar modo lo ossalato e l'acido fitico, che vengono disattivati dal lievito madre e dalle lunghe lavorazioni, dall'acido lattico in particolar modo prodotto dal lievito madre. Per cui il mio consiglio è di utilizzare queste farine sempre in associazione con il lievito madre o al massimo, se utilizzate il lievito di birra, di passare per una biga. La biga produce un po' di acido lattico anche quando partito dal lievito madre. Inoltre, il pH bassi disattivano l'attività enzimatica, più sono le temperature che disattivano l'enzima, quindi più sono basse e più rallentano l'enzima, più sono alte, più attivate l'enzima, esattamente come con il lievito. Poi c'è un punto di rottura in cui 60-90 gradi l'enzima lo denaturate e lo disattivate completamente. Tant'è che in alcuni casi si consiglia di lavorare la segale soltanto gelatinizzandola ad alte temperature. E un pH acido vi aiuterà a disattivare l'attività enzimatica. Quindi, sorpresa delle sorprese, se voi utilizzate una pasta madre tirata fuori dal frigo, non rinfrescata, quella pasta madre, siccome sarà più acida, disattiverà l'enzima. Sarà una pasta che svilupperà meno? Sì, avrà meno forza, ma siccome queste farine comunque non guadagnano chissà quanto volume in lievitazione, perché poi comunque la maglia è sempre debole e i gas di cottura poi forzano la maglia e la rompono. Che viene fatto di una pasta madre che ha la potenzialità di fare quintuplicare l'impasto, se poi l'impasto non quintuplica? Assolutamente nulla. Vi tenete una pasta madre che magari sarà un po' meno reattiva, ma che avrà l'effetto di disattivare gli enzimi. Voi ve ne accorgete subito, se utilizzate una pasta madre acida, l'impasto sarà meno appiccicoso. La prima cosa che fate, che succede quando mettete queste farine a contatto con l'acqua, è che l'impasto è appiccicoso, segno che c'è un'alta attività enzimatica dentro. E poi l'attività enzimatica vi restituirà un alveolo piccolo e una consistenza spugnosa nell'impasto. L'altra condizione per cui vale la pena utilizzare una pasta madre tirata fuori direttamente dal frigo è invece la presenza dell'acido acetico. L'acido lattico rende la maglia più estensibile e più elastica, l'acido acetico rende la maglia più rigida. Ora, se avete a che fare con una farina di forza, con una farina media, con delle farine che sono panificabili, capite bene che vi serve maggiore acido lattico, perché questo vi aiuterà a rendere la maglia più estensibile. Una maglia più estensibile sarà una maglia che, soprattutto in cottura, si aprirà, sopporterà i gas di cottura, aprendosi, espandendosi, regalandovi quei meravigliosi panettoni, pani con quegli alveoli stupendi. Ma se voi avete a che fare con una maglia glutinica che è già plastica perché ha tanta gliadina, allora a quel punto invece vi conviene irrigidirla.
con un po' di acido acetico in più, perché una maglia più rigida sarà, vi regalerà intanto degli impasti che collasseranno meno, più facili da lavorare. E quindi l'altra condizione è utilizzare una pasta madre più acetica, tant'è che alcuni consigliano la pasta madre di segale, il liquido di segale, perché la segale o comunque le paste madri che vengono diciamo nutrite con farine integrali sviluppano tendenzialmente più acido acetico. Io invece vi consiglio di utilizzare una normale farina zero, di sbattere la pasta madre in frigo dopo che ha lievitato e di usarla direttamente dal frigo, perché anche il freddo ha la caratteristica di fare sviluppare alla pasta madre acido acetico. Tant'è che il senso del rinfresco normalmente che fate prima dell'utilizzo è proprio ridurre l'acidità ed eliminare la quota di acido acetico. E le farine andranno semplicemente trattate con un prefermento che io nei video faccio vedere e spiego mille volte e qui non vi spiego. L'altro accorgimento che io invece consiglio sono le brevissime maturazioni. Come vedete, stiamo andando contro tutti gli standard normali della panificazione. 4-6 ore con il 25-30% di pasta madre. E, tra l'altro, se quella pasta madre è fatta, diciamo, con una zero, ovviamente quella è una quota di glutine che voi vi prendete e che vi aiuterà nella maglia. Qui nessuno vuole prendere in giro nessuno. 25% di pasta madre significa almeno 150 grammi di farina zero su 1 chilo di farina. Però questa lievitazione corta vi darà modo di fare stare a contatto gli enzimi con la farina il meno possibile. Tenete presente che l'attività autolitica comincia quando mettete l'acqua a contatto con la farina e finisce quando mettete l'impasto in forno. Quindi più voi allungate questo tempo, perché magari lasciate l'impasto a riposare in frigo. Quindi è vero che il frigo vi aiuta a rassodare la maglia, il freddo irrigidisce il glutine, eccetera, eccetera. Quindi le pause vi aiutano con queste farine. Tant'è che in alcuni casi, e molti li usano proprio quasi non impastando, impastano un pochettino e poi vanno con le pieghe e le pause. Ma anche è vero che più allungate questo periodo utilizzando magari il frigo, più queste farine vengono a contatto con gli enzimi. Per cui quello che guadagnate con il tempo facendo sviluppare la maglia glutinica lo perdete perché gli enzimi si sono mangiati quel poco glutine che avete. Io consiglio invece lievitazioni corte di 4-8 ore con una quantità consistente di lievito madre. L'altro accorgimento da utilizzare è l'alta idratazione. Ovviamente un impasto più idratato sarà un impasto che tendenzialmente vi verrà più morbido. Non esagerate però con l'acqua, perché uno dei problemi di queste farine è che, al contrario di quello che si dice, le fibre hanno alcuni, diciamo, antinutrienti che vengono disattivati dalle alte temperature. Quindi se voi bagnate molto questi pani e poi non li cuocete bene, per cui il centro non vi supera i 90 gradi, rischiate di avere un prodotto brutto da un punto di vista nutrizionale. Quindi se idratate tanto, poi cercate di asciugare questo pane tanto, rischia di restarvi un po' bagnato. Anche perché poi, ripeto, la fibra, l'acqua la tira, ma se la tira in maniera diversa rispetto a come se la tira il glutine, poi ve la sputa tutta in lievitazione. Io personalmente difficilmente scendo sotto il 75% di idratazione. Quindi bagnandole tanto, utilizzando l'acido acetico, e ultimamente ho visto anche il kefir d'acqua, dedicherò un video a parte al kefir d'acqua, abbiamo l'effetto da un lato di irrigidire la maglia, dall'altro di avere una lievitazione esplosiva, perché ovviamente mettendo il 25-30% di lievito madre avete comunque una lievitazione esplosiva. L'altra cosa che vi può aiutare è il limone, ovvero la vitamina C che è contenuta nel limone, nonché alcuni nutrienti, le vitamine contenute nel limone aiutano e rinvigoriscono l'attività dei batteri soprattutto. Quindi il limone ha questo effetto di infiggere la maglia e vi aiuta. Potete utilizzarlo se volete tranquillamente e vedrete che vi verranno impasti migliori. Basta un limone per chilo di farina. L'altra cosa che vi aiuta è l'iperossigenazione. Sembra banale, ma anche l'ossigeno è un agente ossidante. Il motivo per cui la vitamina C irrobustisce la maglia è che è un agente ossidante, quindi crea più ponti di solfuro. Adesso non scendiamo nel tecnico,
all'interno del glutine, in pratica il glutine è più raccolto e più tenace. Sembra una banalità dirlo, ma anche l'ossigeno è un agente ossidante, esattamente come la vitamina C, ed esattamente come tutti gli agenti ossidanti che vengono messi nelle farine, aumentandone in maniera artificiale la forza. Per cui andando a iperdecantare gli impasti, come faccio io nel prefermento, in realtà andate a dare forza al glutine, anche quello vi aiuta. L'altra cosa che vi aiuta a irrigidire la maglia, ma quello è un po' un inganno, è il freddo. Voi vi rendete conto che mettendo gli impasti al freddo, nella maggior parte dei casi li recuperate sempre. Freddo, pause e pieghe. Ci sono poche cose che non potete salvare utilizzando le pause, il freddo e le pieghe. Però quella rigidità che guadagna l'impasto poi la perde in fase di lievitazione, perché appena il panetto si acclimata, affloscia di nuovo. Basta, basta. E questo è il modo con cui io lavoro queste farine e il modo con cui ottengo i risultati che ottengo. Bene, mi fermo, ho già parlato tantissimo, avevo previsto che il video fosse lungo, siamo quasi a mezz'ora. Io nel frattempo vi saluto, vi invito a mettere un like e soprattutto a iscrivermi al canale, siamo ancora un po' pochini, siamo appena 500 iscritti e volendo vi invito a visitare il mio gruppo Facebook, Grani Antichi e Pasta Madre. Più siamo, diciamo, a condividere questa passione per i grani antichi, meglio è. Ormai, diciamo, la moda si è scatenata, tanti li usano, ma pochi sanno come vanno utilizzati. Nel gruppo Facebook, inoltre, trovate persone molto più competenti di me che utilizzano queste farine in modo un po' più classico. Quindi è un bel gruppo perché ci si confronta sulle varie tecniche, vari modi di lavorarle. Detto ciò, io vi saluto e insomma vi aspetto alla prossima. Quindi un arrivederci e un bacio a tutti.